Achille Costacurta, figlio della nota ex Miss Italia Martina Colombari e dell'ex calciatore Alessandro Costacurta, si trova al centro di una nuova controversia mediatica. Dopo una serie di post controversi sui social media, i genitori hanno deciso di inviarlo in Brasile e Colombia nella speranza di allontanarlo dalle polemiche e dai problemi in Italia. Tuttavia, questa mossa sembra non aver mitigato l'attenzione critica nei suoi confronti. Recentemente, Achille ha pubblicato una serie di video su TikTok, registrati durante serate in discoteca a Medellin, che hanno suscitato ulteriori commenti negativi da parte degli utenti. Molti di questi commenti fanno ironicamente riferimento alle note questioni legate alla droga in Colombia, suggerendo che il trasferimento potrebbe non essere la soluzione migliore per i problemi di Achille. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la sua sicurezza, considerando la rigida applicazione della legge in Colombia riguardo alle sostanze stupefacenti. Questi eventi seguono un periodo difficile per Achille, che aveva già attirato l'attenzione dei media per le sue dichiarazioni e comportamenti provocatori. Tra i post che hanno scatenato polemiche ci sono quelli in cui insultava sua madre e faceva allusioni all'uso di droghe, accompagnati da immagini che suggerivano un consumo eccessivo e uno stile di vita dissoluto. Questi comportamenti hanno inevitabilmente influenzato l'immagine pubblica dei suoi genitori, portandoli a prendere la drastica decisione di mandarlo all'estero. La situazione ha sollevato dibattiti sui social media riguardo alla responsabilità dei genitori nella gestione dei problemi dei figli e sulle strategie più efficaci per affrontare tali questioni. Il commento di un influencer noto, Alessandro Rosica, ha sintetizzato la frustrazione di molti. Quando Achille fa solo danni in Italia e quindi Martina Colombari pensa di mandarlo direttamente in Brasile e Colombia per qualche mese. Credo sia la sua fine. Certo che potevano gestirla meglio la situazione, è fuori controllo. In questo contesto complicato, la famiglia Costacurta si trova a navigare tra la necessità di proteggere la propria privacy e quella di affrontare le sfide legate al comportamento di Achille. I video recentemente pubblicati non fanno che complicare ulteriormente la situazione, evidenziando come la notorietà e i problemi personali possano esacerbare le pressioni mediatiche e sociali. Mentre la famiglia sperava che il cambiamento di ambiente potesse offrire a Achille una nuova prospettiva e magari un nuovo inizio, i commenti e le reazioni ai suoi ultimi video indicano che il percorso verso una stabilità personale e mediatica sarà ancora lungo e pieno di ostacoli.